Circa 10 anni fa, io e molti altri come me abbiamo iniziato il nostro primo viaggio in un regno in rovina chiamato Lordran. Circa 10 anni fa, io e molti altri come me siamo stati messi alla prova da un videogioco senza pietà, pensato per punirci ad ogni nostro singolo sbaglio e per premiarci quando invece sapevamo prenderci un minuto in più per valutare l'approccio corretto. Circa 10 anni fa usciva un gioco che raccontava la sua storia in silenzio, parlandoci per scorci, level design ed enemy placement. 10 anni fa usciva Dark Souls, un videogioco che è stato in grado di cambiare l'intera industria videoludica. E infatti, da quel momento in poi si può dire che il videogioco, inteso come media tecnologico, non è più stato lo stesso. Buongiorno a tutti non morti e non morte, eccoci di nuovo su Frame the Frame per parlare di Dark Souls. Come sicuramente saprete se siete tra coloro che mi seguono da più tempo, la saga dei Souls e il primo Souls in particolare è molto importante per me come videogiocatore, ma se non lo sapete non preoccupatevi. Questo video, che ho realizzato appositamente per il 10° anniversario di Dark Souls 1, serve proprio a spiegarvi perché, secondo me, Dark Souls è uno dei videogiochi più influenti della storia del medium. Opinione peraltro non soltanto mia, ma condivisa con molti altri esperti del settore. Oltre ad essere un modo estremamente logorroico e prolisso di augurare buon compleanno a uno dei miei giochi preferiti di sempre. Dark Souls è un prodotto importante per diversi motivi e oggi in questo video andremo a snocciolare quelli più importanti. Quindi, senza ulteriori indugi, direi di iniziare. Esistono tanti modi per descrivere l'impatto che Dark Souls ha avuto sul mercato dei videogiochi, ma direi di partire da quello più palese di tutti, in cui sicuramente vi sarete imbattuti anche non avendo mai giocato nei panni del non morto prescelto. Sto parlando ovviamente della difficoltà. Sicuramente, anche se non siete avvezzi ai lavori di From Software, lo studio di sviluppo che c'è dietro ai vari Dark Souls, vi sarà arrivato all'orecchio ad un certo punto della vostra vita da videogiocatore una frase tipo questa. Ah sì, Dark Souls è quel gioco super difficile e punitivo che fa rage quittare le persone. Questa affermazione è in gran parte vera, se approcciamo la questione da un punto di vista meramente tecnico e meccanico. Dark Souls è un gioco difficile e per tante ragioni differenti, ma ridurre il nostro viaggio in quel di Lordran a questa singola definizione è fondamentalmente sbagliato, dato che non tiene conto delle tante sfaccettature che rendono il primo Dark Souls uno dei prodotti più importanti della storia del gaming. Andiamo con ordine però, perché prima di entrare nel merito di quello che rendeva Dark Souls un gioco tanto rivoluzionario, dobbiamo prima fare un passo indietro, per capire in che contesto storico collocare la sua uscita, e anche per parlare brevemente del suo progenitore, Demon's Souls, senza il quale Dark Souls non sarebbe mai esistito. Correvano i primi anni 2000 e l'industria videoludica era molto diversa da quella a cui siamo abituati oggi. Allora i videogiochi erano ancora un media tutto sommato di nicchia, e che si stava affacciando soltanto in quel periodo al grande pubblico. Facendolo, però, stava anche lentamente mutando le sue caratteristiche per risultare appetibile ai nuovi potenziali mercati. Erano proprio quelli gli anni in cui il videogioco stava cercando in tutti i modi di emulare il cinema, proprio per non risultare indigesto a tutti coloro che il medium videoludico non l'avevano mai avvicinato. Questa caratteristica divenne ben presto la base per lo sviluppo di quasi tutti i videogiochi più importanti dell'epoca, con tutti i limiti che questo comportava. Non era più importante cercare di dare al giocatore una sfida concreta e in grado di mettere alla prova le sue abilità, ma il focus si era piuttosto spostato verso il racconto e la narrazione a discapito del gameplay, con giochi estremamente semplici e lineari che davano ben poca soddisfazione, pad alla mano. Naturalmente c'erano delle eccezioni alla regola, come la saga di God of War, di Devil May Cry o di Ninja Gaiden, ma è innegabile che gli studi dell'epoca stavano lentamente abbandonando la dimensione giocosa del videogioco cercando di tenere per mano l'utente dall'inizio alla fine, così da ridurre al minimo i livelli di potenziale frustrazione. Il timore ovviamente era che l'acquirente avrebbe abbandonato il prodotto anzitempo a causa dell'esperienza negativa causata dall'eventuale fallimento di una data attività da completare. Ricordo piuttosto chiaramente che in quel periodo uscirono persino dei giochi con la modalità automatica, in cui i personaggi combattevano per conto loro. Anche se non ricordo quali titoli effettivamente la implementarono, forse potete illuminarmi voi nei commenti. Per non parlare poi dei tutorial, che stavano diventando sempre più stucchevoli e che finivano spesso per imbastire intere sezioni di gioco per introdurre meccaniche basilari.
similari, come la possibilità di accovacciarci per passare inosservati e superare un ostacolo. Un trend che non ci ha ancora del tutto abbandonato, dato che molto spesso anche i videogiochi più moderni iniziano proclamando concetti di game design rivoluzionari, come il fatto che possiamo guardarci intorno ruotando la levetta analogica. In ogni modo, nel primo decennio degli anni 2000, questa situazione era più o meno la norma, fino a quando nel 2009 uscì Demon's Souls. Il primo gioco sviluppato dalla From Software di Hidetaka Miyazaki, ovvero il game designer dalla cui mente sono stati partoriti quasi tutti i progetti recenti dello studio. Demon's Souls era un gioco che andava in controtendenza con tutto quello che veniva generalmente considerato buon game design all'epoca, e non a caso fu a tutti gli effetti una scommessa per la software house. La sua storia, infatti, è quantomeno travagliata. Il gioco in sviluppo presso From Software avrebbe dovuto essere inizialmente una sorta di risposta orientale alla saga di Elder Scrolls. E quindi la software house decise di riprendere in mano l'esperienza fatta con una sua vecchia saga, Kingsfield, per proporre un titolo di ambientazione fantasy medievale in prima persona che servisse allo scopo. Peccato però che il progetto facesse acqua da tutte le parti, e dopo mesi di lavoro si cominciava a intravedere il rischio di cancellazione, nonostante i grossi investimenti messi sul piatto da Sony. Fu proprio Hidetaka Miyazaki ad intervenire a quel punto, che ad onor del vero non sembrava essere esattamente l'uomo giusto al momento giusto. Il nostro eroe aveva una laurea in scienze sociali ed era entrato piuttosto tardi nel settore videoludico, approdando infine in From Software per ricoprire il ruolo di programmatore per Armored Core Lost Raven, nel lontano 2004. Miyazaki, però, era un uomo con un sogno, ovvero quello di diventare uno sviluppatore e creare il proprio videogioco, dando sfogo al suo estro creativo. Un desiderio che, come racconterà lui stesso in seguito, nacque in lui dopo aver giocato Ico, una delle opere cardine di Fumito Ueda, che lasciò su di lui un'impronta indelebile, facendogli realizzare quanto potenziale poteva effettivamente avere il medium del videogioco. Insomma, Miyazaki voleva dare sfogo alla sua visione creativa e la sua occasione arrivò prima di quanto lui stesso sperasse, proprio con l'imminente fallimento di Demon's Souls. Sony, infatti, piuttosto che buttare via il progetto, decise di affidarlo a Miyazaki, che ebbe a sua disposizione due occasioni d'oro allo stesso tempo. Da una parte, il designer poteva provare a dare forma al suo gioco dei sogni, e contemporaneamente poteva farlo in un ambiente relativamente sicuro, d'altronde se Demon's Souls fosse andato male non sarebbe poi importato più di tanto, dato che si trattava di un videogioco già dato per morto prima ancora della sua uscita. Avete capito bene, il ragionamento di Hidetaka fu qualcosa del tipo «fanculo, tanto peggio di così non può andare». Uno di noi, praticamente. E quindi Demon's venne rivoltato letteralmente come un calzino. Prima di tutto, la prospettiva venne cambiata dalla prima alla terza persona, e poi vennero lentamente introdotti tutti quegli elementi che sarebbero poi diventati i tratti distintivi dei Souls. Sto parlando di elementi ludici quali la difficoltà estremamente punitiva, le meccaniche GDR, lo stile minimale della narrazione e il combat system meccanico e metodico, dove il giocatore deve saper gestire sia le mosse della propria arma che la stamina necessaria per attaccare e difendersi. Come dimenticare poi le boss fight, sempre o quasi in grado di intimorire il giocatore con la loro mole, la gestione degli oggetti curativi, che non sono mai abbastanza, soprattutto nelle prime fasi, e l'esplorazione, che in Demon's Souls era particolarmente crudele in termini di checkpoint. Demon's Souls prendeva in sintesi le mosse da un'idea tanto semplice quanto potenzialmente efficace. Più difficile è la sfida che ci sta di fronte, più sarà grande la soddisfazione che proveremo una volta portata a termine. Un concetto che sicuramente vi sarà familiare se mi seguite da molto tempo e avete visto alcuni dei miei video come l'ultimo su Monster Hunter Rise. Non mi dilungherò troppo su Demon's Souls, dato che meriterebbe un suo video a parte, quindi passiamo direttamente alla sua accoglienza sul mercato, tenendo presente che si tratta a tutti gli effetti del gioco che ha dato origine ai Souls. La prima opera di Miyazaki non venne subito accolta con grande entusiasmo, come sicuramente avrete già intuito. D'altronde, per pubblico e critica di allora doveva sembrare che il designer avesse letteralmente buttato il manuale del buon game design fuori dalla finestra. Quando fu presentato nel 2008, il gioco fu snobbato dalla maggior parte del pubblico e persino l'allora presidente di Sony, Yoshida, lo definì come un gioco incredibilmente brutto, dopo aver passato due ore nella zona iniziale senza riuscire a completarla. Proprio per queste ragioni, Demon's Souls uscì inizialmente soltanto in Giappone, il 5 febbraio del 2009, e al lancio, come da programma, fu un flop, vendendo appena 20.000 copie durante la prima settimana. Fortunatamente però la storia di questo gioco tanto ambizioso e controcorrente non si esaurisce con un fallimento, dato che il pubblico occidentale cominciò a interessarsi al titolo e a recuperarlo di importazione, rimanendo a tutti gli effetti travolto dalle potenzialità di questo strano videogioco. La narrazione intorno a questo titolo a quel punto cominciò a cambiare, con esperti del settore che lo definivano come un prodotto old school che non aveva paura di fare
evitare compromessi in termini di difficoltà e con un comparto multiplayer implementato in una modalità praticamente mai vista prima. In breve, in America e in Europa Demon's Souls piacque davvero tanto, al punto che fu pubblicato in queste zone da un diverso editore rispetto a Sony, ancora non interessata a distribuirlo. Sto parlando di Namco Bandai per l'Europa e Atlus per il Nord America, che colsero la palla al balzo cavalcando questo nuovo fenomeno mediatico. Queste vicende posero le basi per l'avvento del fenomeno Souls-like e resero possibile lo sviluppo di un sequel spirituale di Demon's Souls. Ovviamente mi riferisco a Dark Souls, arrivato 3 anni dopo, nel 2011. Abbiamo visto finora come Demon's Souls sia riuscito ad imporsi come un modello diverso di intendere il videogioco, lontano dalla sensibilità di quel periodo, e che ha ricordato all'intera industria videoludica una lezione fondamentale. A volte, quello che serve davvero in un videogioco è fornire una sfida degna di questo nome. La difficoltà per Miyazaki non era da intendere come un deterrente, ma come un vero e proprio insegnante. Soltanto studiando le mappe, le trappole e il pattern dei nemici, si sarebbe riusciti ad arrivare ai tanto agognati titoli di coda. Demon's Souls, tuttavia, era un titolo ancora piuttosto grezzo, e veramente poco equilibrato se consideriamo alcuni approcci rispetto ad altri. Chiunque abbia mai giocato un mago in questo gioco sa benissimo di cosa parlo. Fortunatamente, però, Miyazaki aveva appena iniziato la sua carriera e subito dopo Demon's Souls si mise subito al lavoro al suo prossimo progetto, Dark Souls, successore spirituale del primo Souls. Con Dark Souls il designer ebbe la possibilità di modellare la sua opera sin dalle fondamenta, a differenza del progetto precedente, che si basava su un'infrastruttura già abbozzata. E il risultato finale è stato qualcosa di a dir poco sorprendente. Dark Souls infatti recuperava tutto ciò che c'era di buono ed innovativo in Demon's Souls, e lo elevava allo stadio successivo, creando nel processo un mondo di gioco vivo, che dava l'impressione di esistere al di là delle nostre azioni in quanto giocatori. Sono tanti i motivi per i quali Dark Souls si può considerare come uno dei videogiochi più importanti dell'ultimo ventennio, ed è difficile descriverli in modo tale da rendere loro giustizia, quindi perdonatemi se inevitabilmente tralascerò qualcosa. Cominciamo dicendo che uno degli elementi che Dark Souls prendeva da Demon's e portava alle sue estreme conseguenze era il level design delle mappe. In Demon's Souls infatti avevamo un hub centrale, il Nexus, da cui poi potevamo teletrasportarci in varie parti del mondo di gioco, che però risultavano staccate tra di loro ed assimilabili all'idea di livelli diversi. Non ci sono conferme a riguardo, ma personalmente sono sempre stato convinto che si trattasse di un artificio volto a usare tutto il materiale già pronto, senza dover sprecare troppo tempo per creare dei veri e propri collegamenti tra una zona e l'altra. Un'idea semplice, ma che ha funzionato molto bene. Sebbene separate tra di loro, le aree di Demon's funzionano a livello di macro insieme, e questo compromesso ha permesso agli sviluppatori di caratterizzarle in modo eccelso. Basti pensare a luoghi come la Torre di Latria o al Castello di Boletaria, location diventate iconiche negli anni anche per via della loro struttura. Al centro di tutto c'era invece il Nexus, come abbiamo detto, un luogo staccato da tutti gli altri, sia fisicamente che concettualmente, e che diventava un po' la nostra casa, un rifugio sacro dove poter tirare un sospiro di sollievo, conversare con gli NPC o salire di livello. Con Dark Souls però Miyazaki voleva qualcosa di più, qualcosa che risultasse più omogeneo e coerente. Qui il designer si diede un obiettivo molto più ambizioso: creare un mondo completamente interconnesso, con collegamenti tra le aree che fossero credibili e per quanto possibile realistici. Anche qui però non rinunciò ad un nucleo centrale, il Santuario del Legame del Fuoco. Un centro reale da cui si dipanano varie strade che il giocatore poteva percorrere liberamente. Non solo, buona parte delle aree che percorrevamo inizialmente ci avrebbe poi fatto tornare in un punto diverso di questa grande piazza. Di fatto uno degli esempi più virtuosi mai visti di level design circolare. Grazie a questa idea di design, Dark Souls ha potuto cambiare prospettiva anche sul modo in cui dare la direzione al giocatore. Nel gioco non c'era una mappa, esattamente come non c'era in Demon's Souls. Ma se prendevamo la strada sbagliata all'inizio gioco, ci ritrovavamo massacrati da una dozzina di scheletri incazzati, cosa che probabilmente ci permetterà di intuire che quella non è la via giusta da seguire in quel momento dell'avventura. A meno che non fossimo persone particolarmente ostinate. La mancanza di una mappa vera e propria in ogni caso non risulta un problema, dato che l'intera Lordran è pensata appositamente per permettere al giocatore di orientarsi tramite indizi visivi, scorciatoie e una gestione realistica della topografia, costruita appositamente per premiare i giocatori curiosi e che si prendono il tempo di esplorare guardandosi intorno. Sotto questo punto di vista il primo Dark Souls non ha un corrispettivo in nessun altro videogioco attualmente esistente. L'intera Lordran è una sorta di sfera, piena di vie alternative
alternative per raggiungere questo o quell'altro luogo in modo differente. Per esempio, è possibile arrivare al bacino Radice Oscura passando dalla Valle dei Dragoni. Certo, non è semplice, ma farlo ci consentirebbe di recuperare lo scudo cimiero ondulato in un battibaleno, cosa che potrebbe darci un significativo vantaggio per via del suo potere speciale di rigenerazione della stamina. Allo stesso modo, sapendo quello che si sta facendo, è possibile avventurarsi nelle catacombe fin da subito, stipulare un patto con uno degli dei di Lordran per ottenere un'arma incredibilmente forte fin da subito e poi scendere ancora più sotto, per affrontare girandola con un NPC al nostro fianco in grado di risolvere la boss fight in pochi colpi, cosa che a sua volta ci garantirà un oggetto chiave utile ad avere più cure ogni volta che ci fermeremo ad un falò. La conoscenza è potere in Dark Souls e avventurarsi in luoghi mortali sapendo come affrontarli comporta quasi sempre un premio degno di nota, qualora riuscissimo a uscirne vivi. E se questo non è game design di altissimo livello, non so che altro potrebbe esserlo. C'è da dire che dalla seconda metà del gioco in poi questa magia va un po' a perdersi, ma non tanto da pesare negativamente sulla produzione, eccetto per Lost Izalith, dove hanno palesemente finito il budget. Per trarre il massimo da questa costruzione del mondo di gioco, Miyazaki e il team di sviluppo optarono per 3 accorgimenti specifici, utili a fare in modo che Lordran raccontasse la sua storia ai giocatori senza ricorrere a spiegoni o a lunghe cutscene narrate. Sto parlando della gestione dei checkpoint, del level design delle aree e della descrizione degli oggetti. Partiamo dai checkpoint. Negli anni in cui usciva Dark Souls, i videogiochi stavano iniziando a scoprire le meraviglie del salvataggio automatico. Quasi tutti i giochi di quel periodo implementavano questa funzione, che salvava i progressi in background, garantendo ai giocatori un salvagente contro le morti improvvise. Un sistema pensato appositamente per garantire un'esperienza di gioco più semplice da approcciare, motivo per il quale Dark Souls la prese, la cartocciò e la buttò nella spazzatura. Quando si muore in Dark Souls, si ritorna direttamente all'ultimo falò presso il quale si è riposati, senza se e senza ma. Tutti i nemici tornano in vita, le nostre anime accumulate rimangono nel punto dove siamo morti e noi gridiamo fortissimi insulti a diverse divinità, ed è una scelta che From Software ha fatto con criterio. Questa meccanica infatti costringe il giocatore a capire la planimetria della mappa che sta esplorando, trovando la strada migliore per recuperare le proprie spoglie nel punto in cui è morto, onde evitare di perdere tutte le proprie anime. Regole semplici e chiare che si interfacciano direttamente con il level design delle aree in questione, pensato non soltanto per permettere al giocatore di orientare ma anche per raccontare la storia del luogo attraverso il quale ci stiamo facendo strada. Già, perché nel mondo di Dark Souls siamo protagonisti soltanto in quanto giocatori che controllano l'avatar che si sta muovendo nel regno di Lordran, perché tutti gli eventi salienti di quell'universo sono già avvenuti. Non siamo eroi né salvatori, solo un piccolo tassello di un mosaico più grande e complesso. Questa è forse una delle caratteristiche più coraggiose di Dark Souls. La storia di Lordran si è già conclusa quando noi giungiamo alle porte del santuario delle Gambe del Fuoco, e tutto quello che possiamo fare è cercare di costruire gli avvenimenti che hanno portato l'intero reame alla rovina, o al massimo provare ad allungare ancora un po' l'agonia di un mondo morente. Ogni ambientazione contiene tutti gli elementi per farsi un'idea di quello che è effettivamente successo in quella parte specifica di mondo, che sia questa una città allagata in cui tutta la sua gente è caduta vittima dell'oscurità, o quella che un tempo era una fiorente capitale, ora vuota e desolata, bloccata in un eterno crepuscolo. Una differenza molto importante nell'approccio allo storytelling di Dark Souls comparato a quello di Demon's Souls è che in questo suo secondo lavoro Miyazaki, nonostante le apparenze, lasciò veramente pochi elementi all'interpretazione del giocatore. È proprio qui che entrano in gioco le descrizioni degli oggetti, decisive per capire a 360 gradi l'intreccio narrativo imbastito da Miyazaki e compagni. Questa idea di raccontare la propria storia anche tramite gli oggetti era già presente in Demon's Souls, ma lì le descrizioni importanti erano decisamente meno e molti degli eventi, anche centrali alla narrazione, erano descritti in modo volutamente fumoso. Dark Souls fece l'esatto opposto, e sebbene la storia di Lordran non sia facile da ricostruire, tramite un'attenta analisi possiamo comporre un quadro molto preciso di tutto quello che successe prima del nostro arrivo nel regno. Anche qui ci troviamo di fronte ad una scelta in aperto contrasto con la sensibilità vigente nel periodo in cui è uscito il gioco. Dark Souls era un prodotto che solo per essere capito necessitava di un'azione concreta da parte del giocatore, che doveva fare attenzione a quello che lo circondava, leggendo la descrizione degli oggetti, mai posizionati a caso, e parlando a più riprese con gli NPC nascosti nelle tante ambientazioni. Pensateci un attimo e capirete quanto questa cosa sia in verità un'idea incredibile. Si tratta di un modo di raccontare una storia che è possibile mettere in pratica soltanto in un videogioco, dato che si tratta del medium interattivo per eccellenza. In un certo senso è ironico che praticamente nessuno
nessuno abbia mai pensato prima di usare gli oggetti come mezzo espressivo. Non basta attraversare Lordran per percepire tutta la sua complessità, quindi bisogna sentirla, guardarla, immaginarla come se si trattasse di un mondo vero, con le sue regole e le sue peculiarità. Gli sviluppatori si sono persino premurati di dare una giustificazione narrativa alla meccanica di morte e rinascita e di contestualizzare il motivo per il quale le fiaschette Estus ci fanno recuperare salute. Pura fantascienza per i giochi pre-Dark Souls. Detto questo, è anche vero il contrario. È possibile giocare l'intero Dark Souls senza leggere una riga di lore e trattarlo semplicemente come un viaggio in cui si attraversano una vasta gamma di zone semplicemente provando varie emozioni, che possono variare dalle diverse sfumature di disagio del Borgo dei Non Morti fino al timore riverenziale del Lago di Cenere, passando per la meraviglia della decadente Anor Londo. Il tutto pervaso da un onnipresente senso di mistero, un po' come succedeva con Ico. Questo è possibile perché se c'è una cosa in cui From Software eccelle e nel creare atmosfere uniche, capaci di dire tutto senza dire nulla. Non a caso il motto di Miyazaki è che un mondo ben costruito è capace di raccontare la sua storia in silenzio. Io ho giocato più o meno in questo modo la mia prima partita, da bravo figlio dei miei tempi, e ovviamente non ci ho capito una sega nel capillare world building messo in atto dallo studio. Assistere al finale mi ha lasciato addosso il più strano senso di confusione che io abbia mai provato nella mia vita. Tant'è che la prima cosa che pensai fu: per quale cazzo di motivo sto andando a fuoco? Ma il punto è proprio questo: se il gioco non mi avesse catturato e non mi avesse lasciato con delle grosse domande in sospeso, probabilmente non sarebbe nata in me quella voglia di scoprire di più, e che poi mi avrebbe condotto a documentarmi su tutti i segreti che Lordran aveva da offrire. E come me deve essere successo a molti altri, dato che la lore di questi giochi è sempre stata una delle loro caratteristiche più apprezzate e discusse nel corso degli anni. In ultimo, sarebbe impossibile non spendere due parole riguardo al combat system e sulle boss fight, entrambi aspetti del gioco che dimostrano quanto From Software seppe prendere il meglio da ciò che fu Demon's Souls. Dark Souls riprendeva il sistema di comandi del suo predecessore, che già di per sé è qualcosa su cui vale la pena spendere due parole. Prima del primo dei Souls, infatti, i controlli del 90% dei giochi d'azione in terza persona seguivano un pattern specifico. Prendiamo questo controller PS4 a modo di esempio. C'erano tasti come quadrato, triangolo, X e cerchio che servivano principalmente per tutte le azioni offensive, come gli attacchi leggeri, gli attacchi pesanti o i salti, mentre i dorsali erano generalmente impiegati per attività un po' più secondarie, come la magia, il lock-on o le parate. Ecco, Demon's Souls prima e Dark Souls dopo invertirono questo paradigma, posizionando tutte le azioni offensive nei dorsali e adibendo invece la croce dei comandi per cure, schivate e tasti di interazione, cose relativamente secondarie o comunque non tanto importanti quanto menare fendenti con la nostra spada. Questo cambio di posizione era principalmente il frutto di una necessità pratica. In entrambi i giochi di From Software era molto importante poter combattere tenendo contemporaneamente i pollici su entrambi gli stick analogici, cosa fondamentale per non finire morti schiantati dentro il primo precipizio del gioco. Si tratta ovviamente di una modifica relativamente semplice, ma che cambia completamente la sensazione che si ha giocando pad alla mano, oltre a generare una discreta confusione se non siete abituati a questo schema di comandi. Per il resto, come dicevo prima, Dark Souls ha il grande merito di aver preso il combat system di Demons e averlo reso molto più equilibrato rispetto alla sfida offerta dal gioco. Intendiamoci, Dark Souls si può comunque rompere con un ginocchio adottando alcune strategie, ma situazioni alla Demons in cui con una singola magia si è in grado di one-shottare praticamente tutti i boss del gioco non si sono praticamente più verificate. Gli sviluppatori hanno anche cercato di dare quanto più possibile respiro al gameplay tramite una miriade di armi che non cambiavano soltanto nell'aspetto e nelle statistiche, ma anche nelle mosse che potevano effettuare usando attacchi leggeri e pesanti. Il numero di attacchi unici o anche solo leggermente diversi da arma ad arma è davvero impressionante in Dark Souls 1, cosa che dimostra quanto From Software ci tenesse al fatto che i giocatori trovassero uno strumento che facesse davvero al caso loro. E poi c'erano i boss, completamente diversi da quelli di Demon's Souls, che erano quasi degli enigmi più che degli avversari nel vero senso del termine. In Dark Souls invece abbiamo degli scontri tra i più memorabili dell'intero medium. Combattimenti come quelli contro Orthen e Smaug, contro Quilag, contro Artorias rimarranno per sempre nella storia del videogioco, ragazzi, c'è poco da dire. Infine abbiamo il comparto multigiocatore,
anche questo reiterato da Demon's Souls, ma con qualche funzione extra degna di nota. In entrambi i giochi si poteva giocare costantemente connessi alla rete, lasciando messaggi per aiutare gli altri utenti a scoprire i segreti più nascosti, oppure incidendo il proprio segno di evocazione per dare una mano in prima persona ad un altro non morto nel suo mondo di gioco. O ancora era possibile invadere i mondi altrui, ostacolando e cercando di uccidere i propri colleghi lungo il livello. Un sistema a dir poco geniale, che anche in questo caso prendeva tutti gli elementi social possibili e immaginabili e li inseriva in un unico pacchetto, in grado di accompagnare il giocatore dall'inizio alla fine del gioco, circa. Dark Souls sotto questo profilo si differenziava da Demons per via dell'introduzione dei patti, delle sorta di alleanze con degli NPC che portavano ad un funzionamento diverso della modalità online. I guerrieri del sole potevano aiutare più facilmente le altre persone in cooperativa grazie a un range di livello più permissivo, le lame della luna oscura avrebbero invaso esclusivamente i peccatori e via dicendo. Fa sorridere che questa meccanica di gioco sia stata immaginata da Miyazaki a partire da un contesto quotidiano. Questo modo di intendere il giocatore venne infatti in mente al designer durante una forte nevicata, occasione nella quale si ritrovò bloccato nel traffico. L'unico modo che ebbe per sbloccare la situazione fu grazie alla collaborazione tra guidatori sconosciuti, che iniziarono a spingere le auto impantanate, generando un movimento a catena che consentì al traffico di scorrere. Una cooperazione silenziosa tra persone che non si conoscevano, transitoria e spontanea, che decise di emulare nel suo gioco. Una delle cose che però personalmente apprezzo di più di Dark Souls è quanto sia diversa l'esperienza di un giocatore alle prime armi rispetto a quella di un utente esperto. Durante la mia prima partita ero, senza mezzi termini, totalmente terrorizzato da quello che avrei potuto trovare dietro ogni angolo, e avanzavo con lo scudo sempre alzato, guardandomi costantemente alle spalle per essere sicuro che non apparisse un qualche nemico pronto a infilarmi la sua spada tra le scapole. Ricordo che ci misi tantissimo a finire il gioco, proprio perché giocare a Dark Souls era quasi come farmi strada attraverso un fiume di melassa, ovvero un'esperienza lenta, e in cui un singolo passo falso poteva equivalere a farmi tornare a valle, fino al punto in cui ero partito. Poi però, dopo aver completato una volta la partita, ho cominciato a documentarmi e a dare uno sguardo a come giocavano i giocatori più esperti. E dire che mi è esploso il cervello è riduttivo. Grazie alla community scoprì che era possibile fare cose assurde, come potenziare un'arma più 15 prima di affrontare Gargoyle, ottenere il rito dell'accensione poco dopo aver iniziato il gioco, o ancora che la piromanzia poteva diventare uno strumento devastante per praticamente ogni classe, dato che faceva danno soltanto in base al potenziamento della mano della piromanzia. Per non parlare poi di quando ho scoperto cosa fosse possibile combinare usando forza interiore. Un giocatore esperto è in grado di prendere Dark Souls e renderlo letteralmente un parco giochi, diventando fortissimo in pochissimo tempo, semplicemente sfruttando il modo in cui è costruito il mondo di gioco. E credetemi, non è una cosa da sottovalutare. Miyazaki e il team di sviluppo, quando hanno deciso di permettere agli utenti di fare tutte queste cose, hanno stipulato un contratto con loro. Da una parte hanno nascosto le risorse più preziose dietro sfide incredibilmente impegnative, dall'altra hanno reso le suddette sfide accessibili fin da subito, in modo tale da premiare tantissimo tutti coloro che avessero una conoscenza del gioco tale da riuscire a recuperarle. Niente porte permanentemente chiuse o impedimenti di level design. Se davvero volete quell'arma più 15, rimboccatevi le maniche e prendetela fin da subito. Questo elemento è senza dubbio il mio preferito di Dark Souls, dato che dà completo controllo alla persona che c'è dall'altra parte del controller. Rischio e potenziali morti diventano solo un mezzo per raggiungere una ricompensa più grande, e una volta capita questa regola alla base del gameplay, è difficile non innamorarsene. Non è un caso che proprio su questo canale ho fatto una serie chiamata Come rompere Dark Souls, che si basa proprio su questo concetto. A proposito di quella serie, già che ci siamo, questo video si può considerare a tutti gli effetti una conclusione di quel progetto. Lo so, non ho finito il gioco. Lo so, avevo intenzione di andare avanti, ma datemi retta. C'è un motivo per cui mi sono fermato alle porte di Anor Londo, oltre al fatto che nel mentre è uscito Rise ho concentrato la mia attenzione su di lui. La serie si chiama Come rompere Dark Souls e una volta finita la fortezza di Sen non c'è molto altro da fare di particolare se non procedere spediti fino alla fine del gioco. Tutte le deviazioni possibili tramite le quali arrivare a diventare davvero forti nel gioco si concentrano principalmente nella prima parte della nostra avventura Lordran. E quindi la run sarebbe diventata una semplice partita da Dark Souls in cui io sono abbastanza forte da devastare qualunque cosa in pochi colpi. Cosa che francamente ho deciso di risparmiarvi dopo averci riflettuto perché sarebbe stato davvero noioso. Tornando a noi, l'accoglienza e le recensioni di Dark Souls al lancio furono nettamente migliori rispetto a quelle di Demons. E questo secondo gioco con Miyazaki e alla regia ebbe la forza di sfondare nel mercato, vendette un sacco di copie, vinse un sacco di premi.
e creò finalmente quello che oggi conosciamo come il fenomeno Souls. Dark Souls era riuscito a dimostrare che una nuova via era possibile e che non per forza i videogiochi dovevano sacrificare le loro potenzialità sull'altare dell'accessibilità. I giocatori erano perfettamente in grado di fare i conti con le conseguenze delle loro azioni, facendo tesoro di ogni errore di oggi per il miglioramento di domani. Allo stesso tempo, un'altra cosa che Miyazaki era riuscito a portare alla ribalta era l'idea che non fosse necessario spiegare ogni cosa per raccontare una storia di qualità. A volte basta soltanto lasciare che un'ambientazione parli tramite i singoli elementi che la compongono, senza spiattellare tutte le risposte in faccia agli utenti. Un'idea semplice, anche in questo caso, ma che si sposa molto bene con la natura del videogioco, dato che consente al giocatore di assumere una parte attiva, senza spezzare l'azione con filmati o lunghi dialoghi. A quel punto la formula era consolidata data e molti altri studi di sviluppo cominciarono a cercare di adattarla a nuovi progetti. Visto il successo travolgente dell'offerta ludica dei Souls, non sorprende che siano nati dei videogiochi simili. A tutti gli effetti un genere nuovo, che venne battezzato quasi istantaneamente come Souls-like. Il primo di questi fu Lords of the Fallen, che non era un granché, onestamente parlando. Per nostra fortuna poi abbiamo avuto prodotti molto più sfaccettati e che sono riusciti a prendere la base del combat system di Dark Souls per creare qualcosa di simile, ma diverso. Un esempio molto efficace di questo sviluppo del genere è la serie di Nioh, che ha recuperato l'infrastruttura dei Souls creando un videogioco molto più tecnico e con delle meccaniche molto diverse, per certi versi anche più punitive rispetto a quanto visto prima. Come Nioh, ci sono molti altri prodotti che sono riusciti in modo efficace a creare la loro versione dei Souls, come Remnant from the Ashes o Code Vein, entrambi titoli che hanno intrapreso la loro strada dopo aver appreso la lezione di From Software. Un altro grande filone di videogiochi nati in risposta ai Souls è quello a cui appartengono esponenti come Salt'n Sanctuary, Blasphemous e Hollow Knight, che mischiano delle meccaniche tipicamente riconducibili ai giochi di From Software con quelle dei Metroidvania 2D. Dire però che Dark Souls ha semplicemente dato origine a un nuovo genere videoludico sarebbe riduttivo. Che ci crediate o meno, l'impatto di questo videogioco è stato molto più grande ed è andato ad avere effetti concreti anche nel mercato dei videogiochi AAA. Molti franchise hanno implementato alcuni tocchi presi dai Souls, come il reboot di God of War del 2018, che ha ripreso praticamente la stessa mappatura dei comandi usata da From Software. Persino la saga di Assassin's Creed, ovvero il mainstream per eccellenza, ha preso, digerito e rielaborato parte della formula dei Souls, per creare un sistema di combattimento più soddisfacente e pensato per offrire un'esperienza di gioco fluida e immediata. È davvero facile trovare un tocco di From Software in tantissimi giochi oggigiorno, cosa che dà la misura di quanto impattante sia stato l'arrivo sul mercato di tutti i lavori recenti della Software House. Il che ci ha portato anche uno dei più grandi problemi che ci hanno afflitto da circa 5-6 anni a questa parte, il comparare i videogiochi a Dark Souls a caso. Né God of War né gli ultimi Assassin's Creed sono dei Souls-like, ma sono convintissimo che se andiamo a cercare recensioni o articoli specializzati usciti in concomitanza con il lancio di questi due giochi, troveremo sicuramente almeno un passaggio che li definisce tali. Come dimenticare poi quel fantastico periodo storico in cui Monster Hunter World era stato definito un Souls-like? Bei tempi. Per nostra fortuna, però, sembra che ci stiamo lentamente liberando da questa concezione secondo la quale tutti i giochi in cui si schiva e c'è la stamina sono assolutamente e inderogabilmente Souls-like. In ultimo, ma non per importanza, Dark Souls ha avuto ancora un altro grande impatto, forse il più importante di tutti, quello su di noi, i giocatori. Parlando personalmente, nella mia vita da videogiocatore, o forse nella mia vita e basta, c'è stato un periodo pre-Dark Souls e un periodo post-Dark Souls. Questo gioco è stato il mio primo Souls e nonostante quando lo giocai la prima volta fossi già un gamer piuttosto navigato, mi insegnò un sacco di cose. Grazie a lui imparai il valore della curiosità, a fare un passo indietro ogni tanto per capire meglio la situazione intorno a me e a non essere troppo affrettato nel prendere le mie decisioni. Dark Souls mi ha insegnato ad essere paziente e che le cose spesso, anzi quasi sempre, vanno male, ma se ci sbatti la testa abbastanza a lungo, prima o poi, probabilmente troverai un modo per uscirne. Magari anche grazie all'aiuto disinteressato di un inaspettato compagno di avventure. Come se non bastasse, questo gioco ha dato a tutti noi un nuovo metro di paragone quando si parla di world building all'interno di un videogioco, cosa che ha permesso a me e a tutti gli altri che hanno viaggiato fino alla fornace della prima fiamma di discernere più facilmente un design efficace da uno invece mediocre. Insomma, quello che sto cercando di dire
è che non sarebbe sbagliato definire Dark Souls come un videogioco di formazione, che ci ha consentito, tra le altre cose, di sviluppare un giudizio critico più efficace nel valutare i prodotti videoludici. Questo vale tanto per noi come utenti singoli quanto per la critica specializzata. Non c'è da sorprendersi se gli studi hanno alzato l'asticella da quel momento in poi. Siamo noi che anche grazie ai Souls siamo diventati più esigenti e abbiamo cominciato a renderci conto che l'industria videoludica poteva fare molto di più. Bastava sfruttare un po' meglio le risorse a propria disposizione. E questi sono i motivi per i quali Dark Souls è indubbiamente uno dei giochi che hanno più influenzato il mercato videoludico negli ultimi 20 anni. Concludo questo video dicendo che il più grande merito di Dark Souls è stato quello di ricordare a tutti che un videogioco non deve per forza cercare di emulare altri media per risultare efficace. Molti dei maggiori punti di forza del gioco sono elementi che è possibile implementare soltanto in un videogioco e che traggono la loro potenza proprio dal fatto che ci troviamo di fronte a un medium interattivo. Dark Souls è un prodotto che non ha paura di nascondere alcune cose ai giocatori per fare in modo che le trovino da soli, interagendo con il mondo di Lordran, creato appositamente perché si schiudesse davanti ai non morti più curiosi e attenti. E devo ammettere che rigiocando il gioco per montare questo video mi sono reso conto come la sua formula non sia invecchiata di un giorno rispetto al 2011. Insomma, per quanto mi riguarda, Dark Souls è un gioco immortale e che probabilmente in futuro troverà un posto nei libri di storia. E io non ho nient'altro da dire. Grazie per aver guardato il video e spero che vi sia piaciuto. Sono curioso di sentire la vostra opinione adesso però. Vi piace Dark Souls? Lo avete giocato al lancio o successivamente? O magari dovete ancora recuperarlo? Magari raccontandomi anche le vostre esperienze in game. Io invece vi saluto qui. Ciao a tutti, alla prossima.